Affrontiamo l'esercizio numero 3 di pagina 338. Quale idrocarburo ha più formule di struttura? Ora, all'aumentare del numero di atomi di carbonio, aumenta la possibilità di disporre gli atomi di carbonio in modo diverso. Che vogliamo dire? Che due atomi di carbonio si possono congiungere in un solo modo, quindi due atomi di carbonio si possono congiungere solo così. Tre atomi di carbonio si possono collegare solo così, in successione lineare. Non c'è verso di collegarli diversamente. Mentre quando arriviamo a quattro atomi di carbonio, ora ricordiamoci la nomenclatura: con due atomi di carbonio, la parola che indica due atomi di carbonio è et, con tre prop, con quattro but, con cinque pent. Tutti questi finiscono con il suffisso ano. Ok? E vabbè, ci siamo ricordati questa cosa, però ci sta chiedendo: quale di questi può avere più formule di struttura? Ah, siamo arrivati al C4H10. Ora io gli idrogeni non li sto disegnando, ma ogni trattino di questi è un legame covalente che lega un atomo di idrogeno. Okay? Siamo arrivati a C4. Allora, 1, 2, 3 e 4. Bene, quattro atomi di carbonio si possono collegare così. Però noi ne possiamo spostare uno sul primo atomo di carbonio e diventerebbe. Allora, questo è il primo. Poi abbiamo spostato l'atomo di carbonio, mi è uscito un idrogeno. L'asta di un idrogeno, vediamo se riesco a cancellare. Allora, carbonio, questo qui che l'abbiamo spostato, dopodiché restano gli altri due. Ok? Scriviamo i legami che vanno a collegare tutti gli atomi di idrogeno fino ad arrivare al C4H10. Ok? 4. Ah, dovevo scrivere solo i trattini, mi sono messo a scrivere anche gli idrogeni, adesso mi tocca scrivere anche questi. Vabbè, è meno chiaro però. È meno chiaro. Pazienza. Mentre per il pentano, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso non scrivo neanche i trattini così non mi confondo. Allora, spostiamone uno. Portiamolo in questa posizione. 1, 2, 3, 4, 5. Spostiamone un altro. Portiamolo in questa posizione. Mi sposto un po' a sinistra perché ho finito lo spazio. 1, 2. Questo in basso che abbiamo spostato adesso, questo in alto. Eccolo qua. A questo punto non se ne possono scrivere altri. Pensateci, non se ne possono scrivere altri. Quindi, vediamo se riesco a spostare. No, non ci riesco. Ok. Questi sono tutti atomi di idrogeno, eh? Ogni atomo di carbonio ha collegato quattro atomi di idrogeno, tranne questo centrale, che è già collegato con quattro atomi di carbonio, quindi ha fatto i suoi quattro legami, non ne può fare altri. Ok? Allora, col pentano noi riusciamo a fare 1, 2 e 3 isomeri. Quindi, quale idrocarburo ha più formule di struttura? Il pentano.
Il pentano ne ha tre. Ne ha tre. Il butano, il pentano ne ha tre. Il butano ne ha due. Le altre ne hanno una sola per il propano, una sola per l'etano.